Torna all'Agnasco dall'8 al 10 aprile Frutti in Fiore, un appuntamento per il comparto ortofrutticolo con lo STAU, il salone tecnologico per i professionisti, mostre e convegni a carattere tecnico, ma anche tante curiosità per tutti. Degustazioni, camminata tra i frutteti in fiore, frutti in tavola nella Piazza dei Sapori e ancora mostre, spettacoli, mercatini e graditi ospiti i tanti consorzi di tutela dei prodotti agricoli. Il sabato 9 aprile alla sera, emozioni pirotecniche. Un caloroso saluto a tutti voi e felici di potervi incontrare, vi invitiamo a rimanere con noi per questa nuova puntata di AgriSapori. Oggi vi condurremo sulle strade del vino e dell'olio della costa degli Etruschi, accompagnati da persone che con impegno e passione portano avanti il loro lavoro, a partire da Pier Mario Meletti Cavallari, presidente appunto del consorzio Strada del Vino dell'Olio Costa degli Etruschi, col quale parleremo di vino e di olio certamente, ma come prima cosa vogliamo sapere dove ci troviamo. Siamo nel cuore della strada, che è la zona di Bolgheri e la DOC di Bolgheri, che storicamente è stata la prima DOC riconosciuta sul nostro territorio. Ma la strada parte da Livorno, che non è propriamente città di vino, però ai confini comincia la Maremma, dalla città di Livorno, fino ad arrivare a Follonica, che è la parte più a sud della provincia di Livorno. Questo nome lo dobbiamo dunque ad insediamenti delle popolazioni etrusche in queste zone? Erano su questa costa, il loro centro industriale era l'isola d'Elba, ecco. Da cui traevano ferro, e l'altra grande risorsa dell'Elba era anche il vino. Certo. Come tutte le isole del Mediterraneo, erano le grandi vigne, perché una volta era molto più facile trasportare il vino per mare che trasportarlo d'orso di mulo nell'interno. Per cui l'isola d'Elba produceva più vino del Chianti in tempi vecchi. L'isola d'Elba aveva 5.000 ettari di vigna. Nel censimento del 1864, due terzi della superficie dell'Elba, strade e case comprese, erano coperte di vigna. Un consorzio che conta quali e quanti soci e soprattutto quali obiettivi si prefigge? Sì, partecipano alla strada a degli obiettivi principalmente di informazione da dare agli enoturisti che vengono sulla zona, questo è l'obiettivo principale. Dunque abbiamo associati alberghi, abbiamo associati ristoranti e poi abbiamo anche associati dei produttori di miele, per esempio, di formaggi, di salumi. Abbiamo anche una curiosa produzione di peperoncino che ormai sta diventando molto famosa. Abbiamo tante piccole cose, conserve biologiche. Quali sono le DOC che raggruppa il vostro consorzio? La prima dove siamo, la prima a formarsi nel 1984 è stata la DOC di Bolgheri. All'inizio devo dire un po' strana perché c'era soltanto vino bianco e rosato, perché c'era una grande azienda che aveva una produzione di rosato molto importante, ma su questo territorio insiste il Sassicaia. Sassicaia è il vino più noto d'Italia, il più famoso e più conosciuto all'estero. E da lì è nata questa grande produzione di vini rossi a base Cabernet. Nel 94 si è riconosciuto l'importanza del Sassicaia, che ha una sua DOC precisa a sé, e la DOC di Bolgheri. Dopodiché nel territorio a sud della zona di Castagneto, nella Val di Cornia, si è formata un'altra DOC che raggruppa comuni di Suvereto, Campiglia e Piombino, in cui anche lì sono nati delle eccellenze nel campo della viticoltura. L'isola d'Elba è sempre stata una zona di grandissima tradizione, ma ultimamente è rifiorita, specialmente con la DOCG dell'Aleatico, che abbiamo ottenuto pochissimo tempo fa. Isola d'Elba, con questa eccellenza DOCG. Aleatico, DOCG, e poi abbiamo il Bianco dell'Elba, l'Ansonica e gli altri vitigni tipici. A completare la gamma c'è il Terratico di Bibbona, che è stata l'ultima DOC riconosciuta 4-5 anni fa e che comprende territori meno conosciuti ma altrettanto interessanti, Bibbona in primis, che è la continuazione, possiamo dire, di Bolgheri, e poi la zona nord della provincia di Livorno con i comuni di Colle Salvetti, sì,
Una storia millenaria quella di questo vino che ci viene ricordata dal cinerario di Montescudaio, appunto, reperto archeologico risalente al VII secolo a.C. Un grande vaso cratere raffigurante un banchetto funebre all'interno del quale veniva mescolato il vino con l'acqua secondo l'usanza greca. Anche questa è una doc del territorio. Montescudaio è una piccola doc e devo dire la doc più vecchia del nostro territorio, perché Montescudaio fu la prima doc riconosciuta fino agli anni 60 e raccoglie una piccola zona di produttori di tre comuni, Guardistalla, Montescudaio e Casale Marittimo, che danno delle produzioni molto interessanti. È Pisa, ma è sostanzialmente dal punto di vista economico Costa Livornese. Grandi vini da grandi vitigni autoctoni, come può essere il Sangiovese, per ricordarne uno, ma non soltanto, perché anche dai vitigni internazionali vengono prodotti in queste zone vini di altissima qualità. Sì, ormai anche il Cabernet ha trovato qui, con questa paternità del Sassicaia, una zona veramente di elezione. Però a cominciare dai bianchi, il bianco tradizionale della zona, come per tutta la Toscana, è il Trebbiano, vitigno che ha sostenuto l'economia mezzadrile per molto tempo, ma che forse è poco adatto al mercato attuale, difatti è quasi scomparso. L'ha sostituito molto validamente il Vermentino, che esisteva già, ma esisteva come piccolo condimento perché dava vini con più carattere, con più interesse. Nei rossi invece il Sangiovese rimane, ma rimane in un tono minore, perché il Sangiovese vuole terreni freschi, vuole un po' meno caldo. Allora in certe zone del nostro territorio si coltiva bene e dà buoni risultati, in altri un po' meno. E abbiamo poi anche la possibilità di coltivare altri vitigni, dato che c'è alcuni Syrah notevoli. E ultimamente all'Isola d'Elba sta uscendo anche interessante l'Alicante come alternativa al Sangiovese. Vino, ma anche olio. Olio, se voi avete girato o girerete nei nostri paesaggi, le nostre colline, le nostre pianure sono coperte da olivi. Non è un paesaggio monotematico sulla vigna, ma è misto vigna, olivi. Una volta c'era anche un po' più di orticoltura, frutticoltura, adesso c'è un po' di meno, però è sempre un paesaggio molto naturale, molto vario. Scopriamo ora un menù tipico del territorio. Ci rechiamo in un'osteria toscana a Bolgheri, dove Goffredo ci guiderà in un percorso culinario davvero invitante. La nostra cucina è basata sull'autenticità dei prodotti della nostra terra. Vado ad elencarvi quello che è il menù degustazione che abbiamo proposto questa sera per i nostri ospiti, e partiamo facendo assaggiare dei salumi chiantigiani, del prosciutto, della finocchiona, abbiamo delle salsiccine di cinta senese e un capocollo anche di cinta senese. La cinta senese è un maiale molto pregiato nella nostra zona, lo accompagniamo con un formaggio semistagionato di Pienza e viene servito con una crema molto delicata di miele ed aglio. Come primo piatto abbiamo pensato a dei maltagliati, la pasta rigorosamente fatta in casa, e lo serviamo con un ragù di Michelotto, un ragù, una ricetta bulgarese che abbiamo rispolverato grazie al consiglio di Creatini, uno chef noto nella zona e che diciamo riporta un pochino tutte le ricette storiche del bulgarese. È un mix di carni con una cottura un pochino diversa da quella tradizionale, quindi molto più leggera, e abbiamo dentro la beccaccia, c'è della lepre, della carne di maiale, ci sono dei funghi e un po' di salsiccia di cinta senese. Nonostante questo mix è un piatto molto delicato che si accompagna bene con i nostri maltagliati. Come portata principale serviamo un filetto di cinta senese lardellato, viene leggermente passato sulla griglia ed accompagnato con delle verdurine di stagione e un tortino di polenta e cavolo nero. E da ultimo serviamo un piatto storico che è un semplice zabaglione al vinsanto,
che viene fatto in un macchinario che vedrete che risale ai primi del Novecento, quindi verrà montato in diretta. Il tutto accompagnato da un classico Bolgheri rosso, una cuvée, un'ultima vendemmia, e la zona chiaramente, come sapete, esprime il meglio del mondo enologico e in Italia. È un vino molto fresco, giovane, che si accompagna bene ai piatti che vi abbiamo proposto. Buon appetito! Salutiamo la Toscana e i fantastici prodotti della Costa degli Etruschi e ci spostiamo perché dobbiamo partecipare ad un evento di cui avevamo già parlato qualche settimana fa in occasione del passaggio delle mantelle, ossia una sorta di passaggio del testimone tra i paesi che ospitano appunto Cantejieu. E quest'anno è la volta di Monte Euroero. Come avevamo detto, Cantejieu, ossia una sorta di questua delle uova, è un'usanza quaresimale che si svolgeva in tutto il Piemonte meridionale. Per dare il benvenuto alla primavera, gruppetti di giovani prendevano nottetempo la via delle colline e raggiungevano le aie delle cascine più lontane. Qui si improvvisavano musici e cantori ed intonavano un canto sotto le finestre dei padroni di casa, aspettando che si destassero dal primo sonno per chiedere un dono in cambio dell'auspicio di nuova vita di cui erano portatori. I contadini scendevano nei cortili e donavano solitamente uova fresche o altri generi alimentari che il gruppo di questuanti avrebbe conservato poi fino al lunedì dell'Angelo per preparare frittate da consumare durante la tradizionale merendina di Pasquetta. Questo antico rito di propiziazione è stato fortemente radicato fino al periodo fra le due guerre. Dagli anni 70 poi molti gruppi locali hanno iniziato a riproporre spontaneamente il Cantejieu e nel 2000 si è costituito un vero e proprio comitato, Comitato Cantejieu, che ha fatto della questua un evento di vaste proporzioni, con finalità di recupero della tradizione unita alla promozione turistica del territorio. Ma non temporeggiamo oltre e andiamo subito a Monte Euroero, dove troviamo il sindaco, al quale vogliamo chiedere di raccontarci il suo paese, che come abbiamo detto oggi ha l'onore di ospitare l'edizione 2016 dell'evento. Oggi a Monte Euroero ospitiamo il 16° anno del Cantejieu, una manifestazione storica di cui abbiamo già parlato ampiamente a Guarene, una manifestazione che parte dalla Langa per radicarsi qui nel Roero. In questo momento siamo sulla specula del castello di Monte Euroero, su gentile concessione della distilleria Berta, che ne è proprietaria e che ringrazio da questa emittente. Speriamo vada tutto bene. Monte Euroero è un paese che ha circa 80 abitanti nel concentrico e questa sera ne dobbiamo ospitare circa 18-20.000. Sindaco, come sempre diciamo, le Proloco giocano un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nello svolgimento di eventi come questo. Vuole dunque svelarci che cosa la vostra Proloco come padrona di casa ha in serbo e sta preparando per accogliere le migliaia di persone che raggiungeranno Monte Euroero nella serata? Allora, la nostra Proloco ha preparato una fonduta magistrale, fatta benissimo col cotechino, ma ci sono tantissime Proloco dove potete trovare dei piatti eccezionali, dalla frecciola con lardo, alla minestra di ceci, al pesciolino fritto di fiume, c'è di tutto. Questa sera si attendono circa 15.000 persone che raggiungeranno un paesino di appena 1.600 abitanti. Ce lo vuole raccontare Monte Euroero? Monte Euroero è un paese tranquillo, prettamente agricolo, circa il 75% della produttività Monte Euroero agricola, dispone anche di una piccola zona industriale, una zona industriale di nicchia, e insomma per la maggiore ci sono i vigneti, poi ci sono i frutteti, l'apicoltura molto sviluppata, è un paese bello, è un paese ricco, insomma c'è di tutto. Poco fa il sindaco ci ha detto che qui si vive di agricoltura e specialmente di viticoltura, e il buon vino di queste terre insieme a tanta musica e allegria questa sera sarà uno dei protagonisti indiscussi. Incontriamo allora un vitivinicoltore che a nome di tutti i produttori di questo paese ci racconterà gli straordinari vini di Monte Euroero. I vitigni principali sono il Roero Arnese, che è il signore dei bianchi di questa zona, e il Nebbiolo, dal quale ricaviamo il Roero, che è un vino rosso da invecchiamento che può essere considerato bene o male il corrispettivo del Barolo e Barbaresco. Qui siamo 11 produttori, ognuno con le sue peculiarità a seconda delle zone di produzione,
a seconda che sia nella zona del capoluogo di Monteu piuttosto che Sant'Anna, che è verso Canale, perché ogni posto ha un microclima diverso e caratteristiche del terreno differenti. Qual è la peculiarità principale di questo paese? È il fatto che qui una volta ci fosse il mare, quindi abbiamo a che fare con un terreno di tipo sabbioso, calcareo, molto ricco di mineralità che poi noi andiamo a ritrovare all'interno dei vini. Tra i produttori principali sicuramente è impossibile non citare Negro, il produttore più grande di questa zona, azienda agricola Portinale, che è stato uno dei primi a trattare il biologico, Viglione, azienda agricola Fassino Giuseppe, azienda agricola Poderi Moretti, azienda Cascina Lanzarotti, ovviamente azienda agricola Baiai, che siamo noi. Abbiamo poi Bric Rian di Norchi Michele, Bordone Piercarlo, Villata Tiziana, Bordone Gino. A causa del fatto che il terreno sia appunto di origine sabbiosa, quindi molto ricco di minerali, diamo vita ad un nebbiolo che rispetto a quello prodotto nella zona di Barolo e Barbaresco risulta molto più piacevole, molto più elegante e molto più beverino da subito. Ha bisogno di meno invecchiamento, ha una maggiore piacevolezza e pur mantenendo la struttura in bocca risulta appunto molto fine, molto armonico, mentre a volte abbiamo a che fare con molti Baroli che hanno troppa struttura e troppa potenza alcolica. Quindi io consiglio a tutti di acquistare il Roero, perché è sicuramente un'alternativa valida e meno dispendiosa rispetto a un Barolo, un Barbaresco. Salutiamo i produttori vitivinicoli, il primo cittadino, e inoltriamoci nel vivo della festa. E quando il sole cala, che la notte dà sfogo ad un'alternanza di musica, cibo e vini, e soprattutto tanta allegria e voglia di fare festa insieme, unita a sapori della tradizione sapientemente preparati dalle mani di tanti volontari delle Proloco. Noi vogliamo sapere dai padroni di casa che cosa hanno preparato per le oltre 15.000 persone che stasera sono qui a vivere questo caratteristico momento di festa. Sì, allora noi abbiamo deciso di fare cotechino con fonduta e più tardi, quando farà un po' più frescolino, un bel bicchiere di cioccolata calda, poi ovviamente vino a volontà perché è la patria del vino, e per chi non gradisce il vino un po' di acqua, ma poca, pochissima. Carla, ci vuoi raccontare anche qualcosa dell'evento che oltre a questo vi vede maggiormente impegnati durante l'anno? Per chi volesse venirci a trovare, noi a settembre, a metà settembre, facciamo la nostra classica sagra della castagna. Questa sera qui al vostro fianco ci sono molte altre Proloco, quante esattamente? Con questa serata ci sono 41 Proloco, poi ci sono tante bande musicali in giro per il paese e anche associazioni, altre associazioni. In tutto un 46 stand. È un evento a scopo benefico, tutti i ricavati saranno devoluti a Casa Serena. Un bel gesto davvero che fate a favore degli ospiti della casa di riposo locale, complimenti. È bello in questi momenti ricordarsi anche di chi non è con noi a festeggiare e che magari ha bisogno di un nostro aiuto o di un supporto. Carla, ancora grazie e complimenti. Noi continuiamo la nostra passeggiata nel clou di questo evento e andiamo ad incontrare alcune di queste indaffaratissime Proloco e i loro piatti che stasera propongono a suon di musica e canti. Noi qui portiamo il fritto misto dolce, che sono le cinque portate classiche piemontesi, cioè il semolino, il pavesino, la mela fritta, l'amaretto e mettiamo una pera con la cioccolata. Noi prepariamo sempre circa 600-650 porzioni. Noi siamo una frazione, la frazione Dalmazzi di Sant'Albano Stura. Noi abbiamo la festa la terza domenica di agosto, che è praticamente la festa del patrono della frazione, che è San Bartolomeo. Abbiamo portato 150 kg di carne perché stasera facciamo grigliata mista, le fricciule con lardo e Nutella. E la pasta per la pizza, come stanno facendo loro, la stendono, la base di pazza, poi le tagliamo e le friggiamo. E quando sono caldo le stendiamo sopra o il lardo o la Nutella. La festa principale o la ricorrenza più importante è il presepe vivente che facciamo nel mese di dicembre, la settimana prima di Natale. Tutto il paese si trasforma in Betlemme e chiudiamo tutto il paese e facciamo questo evento. Ah,
Ciao, siamo della Proloco della Tagliagliera Conigi, sono Alex Strumia e noi questa sera a Canteio facciamo panini di salsiccia e pane Nutella, assieme a un ottimo vino di Montà. Per questa occasione abbiamo portato un quintale di salsiccia, giusto per non star senza. Poi se finisce, finisce, se non finisce, ma tanto finisce. Noi facciamo la festa dal 28, quest'anno dal 28 luglio al 2 agosto, in cui ci saranno numerose occasioni di festa con voi, a partire dal venerdì 29, in cui ci sarà cena al contrario. Partiremo dalla digestiva, arriveremo all'aperitivo, ormai è tradizionale appuntamento dei nostri festeggiamenti. Portiamo la nostra tradizione attraverso questa che ci è stata tramandata dai nostri padri e dai nostri nonni, e abbiamo infatti portato la scenografia di questa macchina da battere il grano, di questa trebbiatrice che usavano già ai nostri tempi i nonni e i padri. E in questo momento stiamo facendo la somma dai, il bagnetto rosso e il pane, burro e zucchero, o pane, burro e sucre, che ci facevano già le nostre nonne ai tempi come merenda. E cerchiamo di portare avanti la tradizione tramandataci dai nostri padri, infatti siamo una Proloco tutti di giovani, da partire dai 18 ai 30 anni, e vogliamo cercare di portare questa tradizione avanti nel tempo e che non si perda appunto questa bellissima continuazione da parte dei nostri nonni e dei nostri padri. L'evento caratteristico è Madonna Durì, che facciamo la festa del paese a partire dal 5 di agosto fino al 12-13 di agosto, e facciamo delle serate sia di liscio sia di latinoamericano, per i giovani, per i non giovani, per tutte le categorie, serate revival, facciamo un po' per tutte le categorie di persone. Stiamo preparando le triciule con lardo. Le triciule è un impasto, praticamente lo stesso impasto del pane, con farina, acqua e lievito, lavorandola molto bene e poi friggendola nell'olio bollente. Accompagniamo sia la barbera che il dolcetto. L'evento dell'anno è la festa di San Giacomo e poi anche la Sagra Vendemmiale, che è a settembre. La festa di San Giacomo è a luglio. Sono ben 3 o 4 giorni di festa, secondo come la vogliamo organizzare. E invece a settembre praticamente c'è questa Sagra Vendemmiale, dove si festeggia praticamente la vendemmia. Noi come borgata abbiamo portato la trippa ai ceci, è un piatto tipico che cuciniamo tutti gli anni per il Canteieu quest'anno 2016, e ne siamo fieri perché comunque la gente viene proprio a cercarci. Oramai sono più di 10 anni che cuciniamo questo piatto tipico. Facciamo una porzione per 350-400 piatti e consiste nel 40 kg di trippa e 40 kg di patate, e poi c'è un soffritto sedano, carota e cipolla, e poi aggiungiamo un po' di pomodoro, un po' di sale, pepe e olio extravergine. Si cuoce il tutto per 2 ore, anche di più, poi più cuoce più la minestra diventa buona. Nella nostra borgata c'è la festa alla seconda domenica del mese di luglio, la festa della Madonna del Carmine, e consiste in una serata tipica con prodotti tipici e piatti tipici della zona. Facciamo una cena, la chiamiamo la cena dell'amicizia, in piazza, e tutti gli anni la seconda domenica del mese di luglio. Yeah.
Questa sera abbiamo portato il ravioli, la raviola comodà di Piovesi d'Alba. Non abbiamo inventato assolutamente nulla, perché la raviola comodà è un piatto tipicamente piemontese. Però la raviola comodà di Piovesi d'Alba ha un certo fascino, perché sono 15 anni che non l'abbiamo riproposta e riprogrammata. La raviola comodà è un detto molto, molto antico. La raviola comodà vuol dire semplicemente raviola condita. A Piovesi d'Alba abbiamo così proposto questo tipo di raviola con la raviola comodà. L'evento, noi, è la festa della raviola comodà, è la terza domenica di maggio a Piovesi d'Alba, che facciamo una festa importante in piazza a proposito della raviola comodà nel senso stretto. E poi la seconda domenica di luglio c'è proprio la festa patronale, dove comunque viene riproposta la raviola in un certo tipo, in qualche sera. Fritto misto che abbiamo già fatto nell'edizione precedente, abbiamo ripetuto in questa edizione e abbiamo avuto un successo e lo stiamo avendo tuttora. Fritto misto è un piatto tipico piemontese, dove ci sono dove viene fritto nell'olio i principali piatti di carne, che sono carne di maiale, carne di vitello, carne di pollo ed è sia dolce che salato. Vale a dire, il salato sono le pietanze, sono la carne e anche le verdure. Noi facciamo ovviamente un fritto misto un po' ridotto, perché non possiamo fare tutte le portate, perché le portate del fritto misto possono essere oltre 25. Dicevo, fritto misto dolce e salato, salato con la carne e le verdure, e dolce con il semolino, gli amaretti, la mela e altri tipi di frutta. L'evento che caratterizza il nostro paese è la festa di San Rocco nella terza settimana di agosto. Quest'anno sarà il 18, 19, 20, 21 agosto. Facciamo una sagra che noi chiamiamo da parecchi anni, da 10 anni, la sagra della costata. Costate di vitello da mezzo chilo, spiedini e salsiccia e altri piatti tipici, che possono essere gli agnolotti. Abbiamo aggiunto anche il fritto misto dall'anno scorso, che facciamo anche qua alla festa, ed è stato un grande successo. Allora, noi siamo venuti qua a portare i nostri prodotti tipici della Lomellina, il risotto in particolar modo, che è il nostro prodotto tipico, più le rane e le lumache, che sono i prodotti tipici della nostra zona. Fino adesso abbiamo cucinato quasi 50 kg di riso. Siamo soddisfatti e contenti di poter far conoscere il nostro prodotto, e abbiamo visto che la gente dell'Oero l'apprezza volentieri. Beh, il nostro paese, l'evento più caratteristico è il Palio, che viene rappresentato a settembre, la seconda domenica di settembre, e lì è una ricostruzione storica con sfilata contadina e sempre presentazioni dei nostri prodotti tipici locali. Finisce qui anche oggi la nostra puntata dedicata alla strada dei vini e dell'olio della costa degli Etruschi e a Canteiöu. Come sempre vi ringraziamo per essere stati anche oggi con noi e vi invitiamo a comunicarci i vostri eventi e le vostre tradizioni per farle diventare protagoniste di Agri Sapori. E per fare questo vi basterà scrivere all'indirizzo mail info@agrisapori.it o contattarci attraverso i social Twitter e Facebook. Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento con il gusto tutto italiano di Agri Sapori. Torna a Lagnasco dall'8 al 10 aprile Frutti in Fiore, un appuntamento per il comparto ortofrutticolo con lo STAU, il salone tecnologico per i professionisti, mostre e convegni a carattere tecnico, ma anche tante curiosità per tutti. Degustazioni, camminata tra i frutteti in fiore, frutti in tavola nella Piazza dei Sapori e ancora mostre, spettacoli, mercatini e graditi ospiti, i tanti consorzi di tutela dei prodotti agricoli. Il sabato 9 aprile alla sera, emozioni pirotecniche.